A Policastro proseguono i lavori disposti dal comune per liberare gli sbocchi dei cinque canali che sfociano a mare. Un intervento che nella giornata di martedì ha portato alla demolizione di un'intera strada che conduce alla spiaggia e che sovrasta il percorso d'acqua. I tecnici comunali sono impegnati in una serie di sopralluoghi per verificare come andare avanti nei lavori di messa in sicurezza del centro abitato, così come ordinato dal comune dopo i recenti allagamenti. Sui lavori in corso continuano a vigilare costantemente i cittadini che coltivano gli orti lungo la fascia costiera, preoccupati di vedere giù le loro baracche. Molti di questi annunciano ricorso contro i lavori disposti dal sindaco, ritenendoli illegittimi. Non si comprende esattamente, dicono, a cosa servono. C'è l'ordinanza sindacale che dispone l'apertura degli sbocchi dei canali che sfociano a mare per far defluire l'acqua piovana. Un'ordinanza emessa dopo la pioggia dei giorni scorsi che ha fatto allagare i campi e il centro abitato, ma adesso non c'è nessuna emergenza, aggiungono, eppure continuano a scavare e a demolire strade e recinzioni. Nei prossimi giorni un gruppo dei cittadini in agitazione presenteranno ai carabinieri una richiesta di sospensione dei lavori. Intanto dagli abbattimenti sono venute fuori lastre d'amianto sulle quali l'ASL sta vigilando per un corretto smaltimento.